È lunedì e questo vlog inizia da qui. Lunedì pomeriggio, sono, come potete vedere, tornata a casa. Adesso posso iniziare, almeno per ora e si spera per un bel po', una parvenza di vita normale. Oggi si ricomincia, vita normale che inizia con voi dal caffè. Oggi si ricomincia a scuola di ballo, quindi tra poco dovrò prepararmi e vorrei ricominciare con la programmazione, sì, dei video qui. Credo che terrò almeno per ora i video al lunedì e al mercoledì, faccio due a settimana. Vorrei ricominciare con i video su TikTok e vorrei soprattutto ricominciare a lavorare come si deve con la Craft Room, quindi inizierò da domani ormai a pubblicizzare le mie agende e inizierò, si spera, a cercare di venderle. Venderemo almeno quelle da gennaio in poi. E niente, vorrei anche fare vorrei preparare una cosa che ho in mente di fare da tanto tempo, ma non mi è mai riuscita. Forse quest'anno, anche se in pochi pezzi, vorrei provare a farla, una cosa per Natale. Che vicino. Quindi io adesso mi do da fare e cerco di dare un senso a questa giornata, che finalmente un senso lo avrà, perché quantomeno me ne vado a scuola e ballo. Noi ci vediamo dopo. E niente, io avevo aperto questo vlog, poi ho avuto una marea di cose da fare e mi sono un po' persa, anche perché mi devo un attimo organizzare, lo sapete. All'inizio dell'anno accademico, cioè quando inizio con la scuola di danza, di solito mi perdo un pochino, qualche giorno, perché mi devo organizzare. Calcolando che ho iniziato la scuola di danza, sono tornata, mi sono un po' persa, però ci sono, è martedì sera e io sono qui perché mi sono resa conto che ho la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 progetti in sospeso dall'anno scorso, con le grafiche già quasi del tutto realizzate, che non ho mai messo in vendita. E quindi diciamo che di cose che potrei mettere in vendita ce ne sono tante, e quindi ho deciso di darmi da fare e di andare avanti. Tanto le agende, diciamo, del 2023 sono pronte, sono in vendita sul sito, adesso ci sono, quindi se volete le potete ordinare, magari ordinate da gennaio, cioè datata da gennaio. Ci siamo persi la tornata di settembre, fa niente, doveva andare così. Però sono molto gasata perché ho tutte queste cose da fare e in più ho il progettino di Natale che è partito e deve essere pronto al massimo entro 2 settimane. Quindi mi devo dare da fare. Sono un po' gasata, si vede? Sì, sperando di poter continuare a lavorare. Cosa avevo da dirvi? Sì, nell'introduzione di questo vlog vi ho detto che avevo intenzione di fare video lunedì e mercoledì. Oggi però, quando mi sono seduta qui con la fantastica mia agenda, che colgo l'occasione per farvi rivedere, eccola qua, prendendo il mese di ottobre, andando al mensile e, ops, è caduta la cosa, e organizzando la programmazione video, mi sono resa conto che se io faccio i video lunedì e mercoledì, poi dal mercoledì al lunedì resta troppo tempo. Insomma, ho deciso di fare i video lunedì e giovedì. Non so perché mi è venuta la tosse, speriamo bene. Un po' di paura ce l'abbiamo sempre, no? Comunque, quindi errata corrige, dalla prossima settimana farò no, da questa settimana, che mi sa che anche questo me lo mando giovedì, adesso muoio, chiudo, vado a bere, mi riprendo, ci vediamo dopo. Buongiorno, mercoledì mattina, sono le 9:50, io sono sveglia dalle 6, ho già fatto un paio d'ore di lavoro qui in casa, in Craft Room, sto programmando, perché devo cercare entro la prossima settimana di far uscire cose nuove, di rimettermi in moto. Adesso però sono pronta per uscire, devo andare a fare un po' di commissioni fuori, dopodiché trasferisco il lavoro a casa di mia madre e lì stamattina disegnerò per almeno un paio d'ore e poi ritorno a casa dopo pranzo.
insomma, giornate divise fra un posto e l'altro, ma ce la posso fare, so che ce la posso fare, però devo smettere di parlare con voi. E siamo giunti al pomeriggio, mi sa che mi devo togliere, dimentico sempre di togliere gli occhiali per il riflesso. Siamo giunti al pomeriggio, io sono stanca, morta e ho ancora metà di giornata di lavoro da fare perché devo andare a ballare. Sono qui a fare merenda con le mele e a riflettere su un grande cruccio della mia vita. E credo che solo chi è come me adesso potrà capire questo discorso. Avete una minima idea di quello che vuol dire essere una persona che realizza agende, che ha fatto dell'organizzazione il suo, diciamo, cavallo di battaglia, che organizza tutto al minimo dettaglio, che è del segno della Vergine. Dicevo, avete idea di cosa vuol dire per questo tipo di persona vivere circondata da persone che sono totalmente il contrario e che dell'organizzazione non ne vogliono proprio sapere nulla? Vuol dire che se ho bisogno di queste mele per me stessa, io quando sono arrivata al punto che ho in frigo due o tre mele, me le vado a ricomprare perché così sono tranquilla e so che le vado a comprare con calma e che quando finiranno non resterò senza perché in realtà non finiranno perché avrò già comprato le nuove. Questa è la persona organizzata. La persona organizzata che vive in un mondo non organizzato è quella che deve andare a comprare le mele per chi ne ha bisogno, ma che le deve andare a comprare nel momento in cui sono finite e sono urgenti e non prima che finiscano. E quindi questo vuol dire che non ci si può organizzare la propria vita, perché nel momento in cui la mela è finita, ma è urgentissima, qualsiasi cosa tu stai facendo, devi lasciare e devi andare a comprare la mela. Vuol dire sbattersi per trovare la mela, perché non è detto che dal fruttivendolo sotto casa la mela sia disponibile. Vuol dire essere sempre stanchi. Punto e basta. Ci vediamo dopo. Mi sa che oggi sono un tantino sciupatella. Comunque, sono sciupata io ed è sciupata la mia casa perché c'è un disordine che non ve lo sto a raccontare. Troverò il tempo di fare un po' di ordine. E a proposito di ordine, ero qui adesso perché ho appena. C'è Carmen, ciao Carmen, che mi ha incuriosita sulla questione Vinted e quindi ho appena aperto l'account Vinted e me lo stavo un pochino studiando perché ci sono un po' di cose che voglio togliere da casa, voglio rifare spazio. Avevo fatto spazio l'anno scorso, ma mi sento di nuovo un po' ingolfata e quindi sì, ci sono un po' di scarpe da togliere, un po' di borse, vestiti. Vestiti, tolgo tutti i vestiti e ahimè, a malincuore, credo che toglierò anche qualche agenda. non credo che mi toglierò le carpe diem, assolutamente no, ma qualche file o fax credo che la darò via perché tutte queste agende, non lo so se poi alla fine avrò il coraggio di farlo, eh. Però è inutile tenerle qui, non le sto usando e quindi qualcuna credo che la darò via proprio per fare un po' di spazio. E quindi stavo un po' studiando come funziona Vinted, la questione spedizioni e vediamo poi magari nei prossimi giorni comincio a scegliere qualcosa di cui liberarmi. È un lavoro che devo fare su me stessa, eh. Però sì, ho bisogno di fare spazio, ne ho tanto bisogno, quindi sì, questa volta non regalo perché non ci voglio di regalare niente a nessuno, non butto perché è peccato, quindi credo che metterò in vendita, così magari mi faccio qualche soldino, visto che a breve ho intenzione di rifarmi il guardaroba perché me lo merito. A breve no, non lo so, cioè quando avrò finito con la dieta, però ho intenzione di farlo, quindi mi faccio qualche soldino per poterlo fare. A parte questo, avevo altro da dirvi? Boh, non mi ricordo, mamma mia, oggi mi sento un po' rimbecillita. No, non lo so, sì,
È quasi pronto tutto. E adesso forse ve lo posso pure dire. Sto preparando il calendario dell'avvento. È un calendario dell'avvento, ovviamente, ops, a tema cancelleria. 24 giorni. Ed è un calendario che conterrà pezzi di cancelleria che ho fatto io, fatti a mano, e pezzi di cancelleria non fatti a mano. Diciamo che ho già stabilito tutti i pezzi che ci saranno, ho già tutto, devo solo decidere come si presenterà, dopodiché ve lo farò vedere. L'unica cosa è che lo farò in pochi pezzi, perché voglio giusto quest'anno provare, vedere se va questa idea del calendario dell'avvento. L'anno prossimo, se all'universo piacerà, lo farò ancora meglio. E quindi niente, vi annuncio che fra qualche giorno uscirà il calendario dell'avvento della Craft Room. Niente, questo adesso però mi devo andare a preparare perché la scuola di danza mi aspetta, anche se oggi non ce la faccio, ma ce la devo fare. E come rientrata da scuola di danza, ho anche già cenato, sono le, se me lo fa vedere, sono le 20, le 21:55. Non so che numero stavo dicendo, sì, sono le 21:55. Faccio vedere, eccolo qua. Vi faccio vedere una cosina che ho comprato oggi, perché ogni tanto compro pure io qualcosa di cartoleria, mi ricordo di comprare, più che altro trovo. E ho comprato questi sticky note che sono tanto carini, vedete? E hanno questo cartoncino sul quale sono attaccati, però sono fatti in questo modo, cioè sarebbe fatto per un'agenda ad anelli, anche se secondo me questo spazio che c'è fra i tre buchi di sopra e quelli di sotto è troppo. Secondo me non ci va l'agenda d'anelli. Comunque, io ho l'agenda spirale e quindi adesso vi faccio vedere come l'attacco alle spirali della mia agenda. Prendo due graffette. Non sono riuscita a trovare quelle argentate, mi dispiace tantissimo perché con le spirali della mia agenda non ci stanno dorate, comunque non fa niente. Ne prendo una, vediamo se mi ricordo. Come si fa? Infilo questo qui, sì, spero che riusciate a vedere, e faccio passare per tutta la graffetta di modo che resti attaccato e che questo resti di qua. Faccio la stessa cosa con un altro saltando qualche anellino. E ci siamo. E adesso semplicemente vado ad attaccare il mio cartoncino qui. Forse avrei dovuto mettere la fotocamera dall'altra parte, ma ormai abbiamo fatto. Ok, uno, il secondo. Ecco fatto, vedete? E il cartoncino resta attaccato all'agenda come se fosse una pagina. Adesso però è molto tardi, quindi io finisco di editare questo video così lo carico per domani mattina. Domani mattina o domani pomeriggio, non lo so. Lo avrete già scoperto tanto. E quindi vi saluto. Qui spero di avervi intrattenuto piacevolmente come al solito. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!